Un ben ritrovato a tutti voi, amici di Televisionario 2.net, che ci seguite sempre curiosi dall'Italia e dall'estero. Un saluto anche a tutti voi, amici della Regione Campania, che ci seguite dalla Regione Campania, ma ho scoperto anche non solo da questa regione, ma anche da altre regioni dove ovviamente Nora TV può essere vista. Questa sera siamo per una nuova puntata di A Tu per Tu e come sempre un grandissimo ospite, ma l'ospite è veramente molto 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 importante. Lui è Federico Longhi. Ciao Federico, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alessandra, buonasera a voi. Federico Longhi, dovete sapere che è proprio in prossimità di un debutto della Donna Pasquale nell'omonima opera di Donizetti al Teatro Regio di Parma. Una location che già stato, lo conoscono molto bene perché lo scorso anno è stato un Rigoletto veramente eccellente, acclamato dalla critica, dal pubblico e pensate che l'hanno considerato il mattatore della serata e uno tra i gobbi più interessanti della piazza. Quindi con lui questa sera parleremo del passato, del presente, ma anche del futuro, perché ci riserva veramente tantissime sorprese. Iniziamo subito con questo debutto, Federico, che sarà il 30 di giugno e poi le date saranno anche 7, 9 e 11 luglio al Teatro Regio di Parma. Allora, quali colori avrà questo tuo Don Pasquale? La prima cosa che mi viene in mente come colore è il nero, ma non visto come colore cupo e brutto, ma semplicemente perché appunto ho visto l'impianto scenografico dai bozzetti, perché è una nuova produzione del Teatro Regio di Parma, con la regia appunto di Pierfrancesco Maestrini, che ritrovo dopo una vita. Perché abbiamo lavorato tantissimi anni fa a Lecce per un Gianni Schicchi, ma ti parlo veramente del 99, nel 2000, insomma, tantissimi anni fa. Ci siamo ritrovati entrambi con grande gioia, appunto, di rincontrarci. E questo nero, ma non tanto perché appunto sia cupo o altro, un po' perché siamo in questa New York dei primi del Novecento. Io sono molto felice perché sarà un Don Pasquale non vecchio, triste, borbottone, ma sarà un Don Pasquale un po', insomma, infatti vedi che appunto la foto che hai messo tu è un po' coperta, ma ci sarebbe l'Empire State Building e poi c'è appunto il Don Peccolo lì, con vestito ingessato, molto, molto, molto italiano in America in quegli anni, molto capo, molto boss, no? Con la pistola, un tirapiedi in casa che gli ordina le cose, fa, se la prende anche con lui. Deve fare sempre, deve incutere molta paura e molto timore, anche se poi basta una donna che lo colpisce e lui viene un cagnolino che addirittura si nasconderà dietro lo userà quasi come bodyguard a un certo punto. Quindi ha dei colori un po' cupi volendo all'inizio e poi dopo c'è un'esplosione ovviamente colorata, diciamo. Senti, parliamo di Parma, tu l'hai anche, se non erro, rilasciato in un'intervista che ho colto con grandissima gioia, l'invito di tornare a Parma dopo il bel Rigoletto dell'estate scorsa. Cantare in questa città è sempre una grande gioia per l'amore che il pubblico ha verso l'opera. Reggio di Parma è ritenuto appunto uno dei teatri, diciamo che la piazza di Parma è ritenuta una piazza molto importante. Forse un tempo di più, non so se adesso un pochettino di meno, poi mi dirai tu cosa ne pensi, ma comunque una piazza di esperti conoscitori d'opera. Quindi che cosa ti aspetti da questo libro? Sai, mi aspetto, insomma, e mi auguro soprattutto che vada molto bene per me e per tutti, perché lo spettacolo, ripeto, è molto bello, è molto vivo, è molto gioioso, a differenza dell'appunto Rigoletto dello scorso anno, insomma, il melodramma. Quest'anno siamo con l'Opera Buffa e siamo con Donizetti, ospite in Terre Verdiane. Quindi un'operazione anche un po' particolare, però l'opera è opera, è la bellezza della musica, non guarda appunto compositore, confini o città. È ovvio che aver fatto l'anno scorso Rigoletto, proprio Rigoletto, sempre per il Teatro Regio di Parma, in Parma era veramente un po' più, c'era molta più tensione, diciamo, ad affrontare quella produzione e poi un debutto.
È stato benedetto da Dio, grazie, perché è stato bellissimo. Ho proprio avuto l'affetto di tanti parmigiani, del Club dei 27, gli amici della Lirica, la Parma Lirica, insomma, la Corale Versa. Ma è stato veramente tanti, tantissimi abbracci proprio a livello emotivo ed emozionale. Quest'anno portiamo un'opera buffa. Per me è un debutto, perché Don Pasquale, io ho fatto tante volte il Dottor Malatesta, e Don Pasquale, che avevo anche un po' di timore quando appunto me lo proposero, e ho detto: ma vediamo, perché è un po' un ruolo, volendo per cliché, magari un po' vecchio borbottone, no? Che bo 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 bo. E invece no, questa immagine appunto che Maestrini ha creato, l'ambientazione scenica, è proprio il personaggio che li vuole tirare fuori, è proprio questo. E devo dire che mi sto divertendo molto e sono molto molto felice di debuttarlo in questa veste, proprio con questo pensiero nuovo, diciamo nuovo. Quindi Parma, speriamo che accolga al meglio anche questo debutto, quest'opera donizettiana, e invito veramente tutti, perché almeno ci si divertirà un po', e poi c'è veramente un finale felice, insomma, l'amore. Io stesso dirò: va bene, dai, io vi benedico, vi benedica anche il cielo, amatevi, e bravo bravo Don Pasquale, insomma. Insomma, quindi anche un finale Gioioso. imbarazzoso come siamo tutti in questo periodo anche di riapertura, il poter riandare a teatro, essere in presenza, insomma, tutto cambia. Senti Federico, tu hai un gesto scaramantico prima di entrare in scena? No, io non sono scaramantico, perché essendo religioso, io ho il mio credo, e c'è sempre comunque quella figura di Gesù con me, quindi mi affido e mi lascio andare, tanto so che un occhio, e due occhi anche, insomma, ho sempre, che vegliano, e la scaramanzia la lascio un po' a chi magari non ha dei credo e non ha qualcosa di un po' più elevato. Allora, apriamo un piccolo inciso, insomma, che rifornisci proprio così, su un piatto la domanda. Quanto è importante la fede nella tua vita? Beh, tantissimo, perché crescendo, maturando, oramai non sono un uomo sui 70, come direbbe Don Pasquale, neanche sui 50, sui 60, e non ancora sui 50. E ovviamente crescendo e maturando, la fede ovviamente è cresciuta e maturata, e ripeto, per me mi abbandono, prego, non è che sono lì a chissà con quale accanimento, però so che, io dico sempre: ci sei? Ok, butta giù un occhio, butta giù anche due. Ovviamente io poi ringrazio, perché ho imparato negli anni sempre a ringraziare, perché non tutto quello che ci viene dato deve essere scontato, e un grazie serve. Quindi la fede c'è, è molto importante, perché comunque, guarda che per me è importante la mattina quando mi sveglio, che c'è un mio rito, tutta la giornata ovviamente trascorre, scorre, si lavora, e poi diciamo che quando spengo, sentito madre, buonanotte, tutto, spengo, mi giro e poi mi lascio andare appunto nel raccoglimento, e che poi siano, pensi a bei momenti, pensi a brutti momenti, ma proprio ti lasci andare, ti fai tra virgolette cullare, e cerchi di dormire tranquillo. Quindi è molto importante, sì. C'è, come dico, c'è. Perché so che c'è, e quindi punto. Come vedete, è un grande artista, ma anche un grande uomo. E veramente adesso solo qualche secondo di pubblicità, un servizio, e poi ha ancora tanto di Federico Lombi.
insieme sempre con Federico Longhi, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Federico Longhi, grandissimo altare internazionale nel mondo della lirica, baritono, pronto al debutto il 30 di giugno nella Don Pasquale di Donizetti a Teatro Reggio di Parma, nel ruolo appunto che dà titolo all'opera. E vi ricordo anche il 7, 9 e 11 luglio. Federico, senti, proseguiamo in questa intervista e parlaci anche un po' di quelli che sono i progetti futuri, perché so che ce ne sono molti, ad esempio Piazza Grande Brescia, il galà il 4 luglio. Cosa ci dici? Sì, è il galà di chiusura della Festa della Musica, questa festa importante che da Brescia si celebra da tanti anni. 4 luglio appunto il galà di chiusura insieme a dei carissimi amici e colleghi con l'orchestra, e quindi faremo una carrellata di arie e duetti tratti da, appunto dall'opera. Dopodiché continuo con le recite, come hai detto, appunto 7, 9, 11 luglio del Don Pasquale, e poi tornerò nella mia comunque sempre amata Germania. Sì, torno appunto a Würzburg, ho avuto l'invito dal maestro Calesso, che è il game director, insomma direttore musicale generale in Würzburg, dove con lui ho fatto appunto un bellissimo Vespri Siciliani, un Rigoletto. Quest'anno tornerò per due galà open air, saremo nella piazza del Rathaus del municipio di Würzburg con l'orchestra appunto di Würzburg, e lì pagine da Andrea Chenier, Trovatore, insomma, insieme al soprano Alessandra Di Giorgio, con appunto la guida del maestro Enrico Calesso. E poi si torna in Italia, avrò due serate molto felici di annunciarle, che faremo due concerti. Il primo sarà ad Arona, dedicati alla Piaf, il mio progetto dedicato alla Piaf, con trio, pianoforte, appunto fisarmonica e tromba, insieme a Maura Susanna, questa cantante molto, molto Piaf, e si ripercorrerà tutte le tappe della Piaf. Io canterò tutti i brani degli uomini vicino alla Piaf. È uno spettacolo che noi abbiamo fatto tantissimi anni fa, e è sempre molto molto bello. Noi si fece per sestetto, ovviamente abbiamo fatto una versione più piccola, più fruibile, più tutto, e quindi l'estate in agosto inizieremo così, e poi avanti. Che date, che così Arona. Allora saremo domenica 7-8 agosto, non ho più il calendario, domenica, insomma, la prima domenica di agosto, e poi dopo una settimana lo ripeteremo qua in Val d'Aosta da me a casa, perché anche a casa è bello potersi esibire. E quindi insomma l'estate ci sarà questa parentesi un po' più leggera, però sempre classica, perché sono comunque canzoni d'autore molto impegnate, molto molto belle. E poi mi rende felice che a settembre sarò Gianni Schicchi, quindi da Donizetti appunto cambiamo, andiamo a Puccini, e sarò appunto il Gianni Schicchi nella produzione che saremo all'Arcimboldi di Milano, tutti i vincitori del concorso Etta Limiti, e sono felice di essere un po' il senior tra questi giovani, appunto faremo il Gianni Schicchi, e poi insomma si continua con l'autunno, e il 2022 inizierà in Italia. E poi, perché adesso poi ne parliamo, perché vi posso assicurare per gli spettatori che in autunno ci sarà una bellissima sorpresa che ci sarà il nostro Federico Longhi. Senti Federico, come hai appena appunto così annunciato, sono vari gli scenari in quali ti si vede, quindi teatri diversi, location diverse. Esempio, tu canti tantissimo in Germania, per l'appunto anche a Gruppo. Quanta differenza c'è tra il pubblico tedesco e magari il pubblico del Reggio di Parma? Beh, potrei dire tedesco e italiano più che Reggio di Parma, per non fossilizzarci su una città. Ma sono due pubblici, ovviamente, ci sono ovviamente amici oramai in Germania, addirittura so già che una coppia di amici tedeschi saranno presenti a Parma, come sono stati presenti l'anno scorso per il Rigoletto, quindi hanno un'affettività, non dico maggiore o minore, ma si affezionano molto e ti seguono e partono e vanno anche appunto oltre Alpe. È un pubblico, ovviamente il pubblico parmigiano, ma come il pubblico italiano, un pubblico volendo l'opera italiana e l'opera nostra di casa, quindi con un orecchio
forse un po' più attento e anche un po' più critico. All'estero noto che c'è, tante volte c'è più cuore, c'è più trasporto, c'è meno appunto orecchio critico, ma si lasciano anche un po' più andare, che devo dire che una buona media sempre nella vita ci vorrebbe. Tante volte qui da noi, insomma, siamo tutti adesso che ci sono gli europei, siamo tutti appunto allenatori di calcio, a teatro siamo tutti subito direttori e registi, perché non so, invece forse con l'estero c'è un po' più di leggerezza, no? E quindi, tra virgolette, aiuta anche un po' di più, ma diciamo che sono due pubblici, sia italiani appunto che tedeschi oppure francesi, perché anche le mie esperienze francesi e anche quelle austriache, devo dire, insomma, che sempre. Abbiamo avuto un attimo il problema con la linea, prego Federico. No, volevo solo chiudere questa cosa del pubblico, perché la cosa bella, appunto, adesso, dopo questo lungo periodo senza pubblico, tedesco, italiano, austriaco, francese, ma finalmente il pubblico. Saremo nuovamente live. Anzi, la prima serata del Don Pasquale è già sold out. Proprio ci hanno detto oggi: ragazzi, non possiamo neanche darvi gli inviti che vorreste, perché non abbiamo più posto. Quindi che bello ripartire, che bello ci siamo noi sul palco, ma è molto bello avere anche, insomma, questa affluenza di pubblico. Assolutamente, e sono tanto che sto frequentando per vari teatri perché c'è proprio la voglia di tornare a teatro, c'è tanta gente, c'è questa grande voglia di essere in presenza, che ovviamente non deve dire che è la busta, ma dal vivo, il sfumatore, l'empatia, che sia c'è il pubblico e sul palco. Le emozioni vere, gli scambi veri. Adesso ancora veramente un secondo di pubblicità, un servizio che per il sito di Colombo, ma poi torniamo con lui perché quale sorpresa ci riserverà per la prima sorpresa. قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هم اتهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه insieme. Allora, senti Federico, nell'autunno uscirà per la Da Vinci Classic il primo album di Federico Lotti, quindi raccontaci tutto, vogliamo sapere tutto. Sì, c'è stato un disturbo, forse se ne andrà. Sì, allora, il 14 settembre uscirà questo disco, dal titolo appunto Vie, in francese Vie, vita, e Vie in italiano, questo titolo appunto che si può leggere in entrambe le lingue. Francese perché la prima parte sarà dedicata appunto alla musica da camera francese con grandi compositori Reynaldo Ahn, Fauré, Debussy, Chaminade, Gounod, e la seconda parte 11 brani del grande compositore salottiero italiano Francesco Paolo Tosti. È un progetto che
è nato veramente in amicizia con la Maria Cristina Pantaleoni, questa pianista con la quale io lavoro da 30 anni, 1991-2021. È nato entre nous, tra di noi, e alla fine ha preso questa piega a livello internazionale. La Da Vinci Classic, appunto, che insomma, editerà, distribuirà, ha preso proprio. Ha preso questo prodotto con grande amore e ha investito parecchio, appunto da mettere il timbro e il logo, e appunto a settembre uscirà questo disco di musica da camera. Siamo molto molto felici, abbiamo lavorato tanto, ma è un lavoro appunto che arriva da, si può dire che nei 30 anni. E quindi poi partiremo con delle presentazioni, abbiamo dei concerti. Vorrò appunto formulare questi concerti conferenze, perché il grande onore anche di avere la firma del dottor Alessandro Mormile sul libretto interno appunto del disco, ed è stato un bellissimo regalo per noi. Qui stiamo organizzando queste serate di musica, ma anche appunto di parole, proprio per ripercorrere un po' i nostri 30 anni e parlare un po' della musica da camera, sia italiana che francese. Un saluto al dottor Alessandro, conoscente già presente anche nelle mie trasmissioni. Senti Federico, parliamo ecco, di progetti che vorresti attuare ma che ancora non hai attuato. Quali sono? Che sogno hai nel frattempo a livello lavorativo? Che domandona. Cosa vorresti? Ti dico domandona perché ho fatto tanto già, perché sono ovviamente tutto no, ma tanto, tutto non si può neanche forse un bene. Ho fatto già tanto perché io ho debuttato nel 95, appunto vincendo Simionato col Barbiere di Siviglia. Poi ho lavorato tanti tanti anni, ho fatto la mia gavetta, il mio comprimariato, i miei ruoli più grandi, più piccoli, insomma, ho sempre lavorato tanto 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 e sono arrivato a debuttare negli ultimi 5-6 anni, bellissimi e grandi ruoli, e ovviamente tutto è ho avuto questo mio upgrade nella carriera, questo salto, questo balzo, questo scalino ulteriore, ovviamente frequentando appunto e lavorando nella futuressa diretto dal maestro Muti, da grandi direttori d'orchestra, che hanno fatto la storia e che la faranno, perché sto lavorando anche con molti giovani, come appunto il nostro a Parma, il maestro Sulla, insomma, giovani che sicuramente. Quindi troveremo nel futuro. Quindi ho fatto già tanto, sono comunque felice, ovviamente ho tanti progetti perché il 22, insomma, ci sono già dei bei contratti, dei bei teatri, appunto. Con l'estero tornerò con Verdi e qui ci sarà Hernani, ci sarà Nabucco, ci sarà Luisa Miller, ci sarà un grande teatro italiano nel quale non ho mai lavorato, che appunto il debutto sarà a Fenice, nella Fenice di Venezia, insomma. Quindi Questo non lo sapevo neanch'io, cioè proprio come ormai diciamo che abbiamo E abituato. quindi insomma 22-23, devo dire che andiamo avanti così, come mi guardo indietro e sono contento e ringrazio, mi guardo già avanti e c'è un futuro e quindi avanti tutta il mio motto e quindi è così. Assolutamente sì, ultima domanda che ti pongo, tu sei anche un bravissimo insegnante. Nei giovani che oggi si approcciano al mondo dell'America, Beh, sono molto felice di questa mia seconda parte parallela di vita, oltre che la carriera e l'opera, appunto l'insegnamento con tante master che ormai sto tenendo e in tutto questo periodo anche di lockdown, di chiusura, di riposo forzato, i giovani hanno sempre voluto studiare, abbiamo sempre lavorato sia a distanza che però sempre progredendo, sempre andando avanti. Poi abbiamo ripreso in presenza e sono molto felice anche perché l'ultima gratificazione l'ho avuta da questa mia giovane pupilla, Ilaria Quilico, soprano di 25 anni, che è appena stata appunto ammessa all'Accademia Verdiana, di Parma, oltre che ha vinto le selezioni all'Accademia Mascagna Livorno, quindi abbiamo pianto felici, ma anche Ilaria è una creatura che seguo da ormai 5 anni e quindi quando vedi che sbocciano, che prendono e vanno avanti e poi iniziano ad andare, ma è tua allieva, ma sai, l'ho sentita, ma va. E quindi insomma, per me è una grande felicità. Come ormai 8, 10, 9, 10 anni fa, quando appunto
iniziai seriamente con l'Anna Pirozzi e poi avanti, avanti, avanti e arrivando appunto con le ultime gratificazioni che appunto mi sta dando la Ilaria Quilico. Un saluto anche ad Anna Pirozzi, che conosco molto bene, e veramente i complimenti che le dico, perché oltre a essere una grandissima artista, una splendida persona, ma anche un ottimo maestro. Una persona che si affida a te sa che ti può insegnare tanto, e questo è veramente. Grazie. Federico, che dire? Io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera. Ricordo a tutti voi che siete in ascolto 30 giugno, 7, 9, 11 luglio, Teatro Regio di Parma. Non perdetevi assolutamente il giorno pasquale, come il nostro Federico saprà subirvi e lascerà il tempo. Grazie, grazie mille. Io ringrazio te Alessandra, ringrazio tutti, un salutone e buona opera, buona estate, avanti tutta. Ciao a tutti, un saluto, ciao!